sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, nel tempo e nei secoli dei secoli. Amen. Gloriosa Santa Lucia, prega per noi. Gloriosa Santa Lucia, prega per noi. Gloriosa Santa Lucia, prega per noi. Ancora una volta ci affidiamo a Santa Lucia perché possiamo, ecco, puntare sempre con lo sguardo verso lui che viene a donarci la vita, colui che viene a donarci la luce, la capacità di guardare sempre con gli occhi di Dio, di guardare sempre con gli occhi del nostro cuore. La invochiamo perché possa entrare nelle nostre case, così come abbiamo vissuto questa sera nel percorso, ecco, nella processione, nella, come dire, con preghiera itinerante. Comunque abbiamo pregato, ci siamo impegnati a sincronizzarci e quindi a stare con Santa Lucia, a vivere il ringraziamento, a vivere la lode. Vogliamo impegnarci a vivere questo tempo di avvento come tempo di scoperta della luce vera, la luce che è Cristo Gesù. Pertanto voglio ringraziare coloro che hanno organizzato, ecco, questo momento di festa, con fratelli del Santissimo Sacramento, gli altri confratelli, il gruppo di San Severo, i confratelli di San Antonio Abate, il gruppo di San Severo, che hanno collaborato, ecco, per questo momento di fede. Voglio ringraziare in modo particolare i nostri amici di Monte Sant'Angelo, siete scesi da monte per venire a stare con noi a condividere, non dico nella valle di lacrime, ma comunque questo spazio che è comunque uno spazio di speranza, uno spazio di vita, ecco, di amore, nonostante le difficoltà che incontriamo, che so, viene incontrato nel passato, che è San Severo, non mettiamo il dito nella piaga, ma vogliamo essere comunque grati al Signore per il dono anche della nostra presenza. Ed ora invochiamo la benedizione del Signore con le reliquie di Santa Lucia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie alla gloria di Dio.
Giovanotto, non ci puoi precludere lo spazio. Signora, può andare un attimo indietro? No, grazie. Io? Sì, sì, va bene così, grazie. Andiamo in pace, grazie di nuovo a tutti. Andiamo, grazie. Buonasera. Grazie.